Gianni Colacione per Liberi TV, oggi 13 settembre 2015, siamo nello studio di Mauro Mellini, riprendiamo appunto questi nostri incontri con Mauro per diciamo, sottolineare un po' dei fatti che avvengono in questo paese e siccome è passato un po' di tempo, è l'estate, che ha visto diciamo, le cronache abbastanza colme di avvenimenti importanti. Non tutti felici per questo paese e con Mauro oggi diciamo con grande libertà ne parliamo, ci dirà sicuramente delle cose importanti, ripercorrendo un po' l'Italia da sud a nord e da nord a sud, vedremo cosa ci dice. È successo di tutto e di più in quest'estate, e non soltanto avvenimenti relativi al termometro che è impazzito in salita. E se mi si domandasse qual è, secondo me, l'avvenimento più rilevante, io direi che più che un avvenimento c'è una situazione, un complesso di fatti che si possono riassumere in questa espressione. C'è la crisi dell'antimafia, quella crisi di cui andavo parlando da molto tempo, di cui si sentiva il sopraggiungere, è diventata palese con episodi clamorosi. Gli episodi clamorosi che possono essere questo. Primo, lo scoppio ormai che risale a parecchio tempo fa, la cosiddetta storia della mafia capitale. Che poi io dicevo questa non è mafia, è Roma. Ma poi i provvedimenti cosiddetti antimafia, sempre prima di me, adottati nei confronti di Marino, più che antimafia, provvedimenti grotteschi, risibili, lo scioglimento il consiglio del municipio di Ostia, il municipio che poi sarebbe la ripartizione di Ostia, e il consiglio di quartiere, far ridere i polli, e ne diremo qualche cosa. Ma poi la crisi siciliana, la caduta verticale di un uomo come Crocetta, la telefonata che c'è, non c'è. E che io, francamente, dato che secondo me la rilevanza non è che la telefonata con il chirurgo plastico con una specializzazione tutta particolare, tutino, fosse avvenuta o non avvenuta, fosse registrata o non registrata, l'importante è che potesse essere avvenuta. E che fosse altamente probabile che sia avvenuta, il fatto rilevante è quello. Ma se mi domandassero personalmente che cosa ritengo. Aspetta, scusami Mauro, perché tu ritieni altamente probabile che sia avvenuta se non è uscita la telefonata? Perché io credo più a Crocetta che a Lavoi. Ora, Crocetta si è comportato come persona che è stata colta con il dito dentro la marmellata, ha detto che si voleva suicidare. Uno che, come ha affermato in un certo caso, per salvare un certo personaggio da cui aveva subito un tentativo di ricatto, che a cui non gli piaceva che venisse fuori, lui è abituato a combattere contro la mafia, non ha paura di nessuno, però in questo caso si voleva suicidare. Perché qualcuno aveva scritto di avere la registrazione di una telefonata che non c'era. Ma io direi che se era così deciso a togliersi la vita, che non aveva più coraggio di uscire di casa, con tutte le cose che ha raccontato, beh, direi che è un'ammissione del fatto che lui stesso magari non se la ricorderà bene, ma dice: Oddio, che ho fatto. E Lavoi ha fatto una curiosissima cosa, cioè una scalata. Ha cominciato col dire che quella registrazione non era agli atti. Poi ha detto non era agli atti perché non è stata mai registrata.
poi ha detto non è stata mai registrata perché non c'era, se ci fosse stata sarebbe stata agli atti, e in ultimo ha detto purtroppo non c'era perché è chiaro che quello che pensavano Tutino e Crocetta sulla Borsellino è conforme alla telefonata. Se ci fosse stata la telefonata, tutto il lavoro di mettere insieme il mosaico degli altri elementi di prova non sarebbe stato necessario. Quindi direi che in questa condizione io credo più a Crocetta che a Lovoi, no? Detto questo, diciamo pure che è scoppiato lo scandalo dello statuto della regione siciliana. Tutti contro Crocetta, tutti quando è venuto da noi, finalmente ce lo leviamo da torno, diciamo, per non dire altro. E poi nessuno fa niente. Perché? Perché lo statuto della regione siciliana presuppone che a mandare a casa il presidente della regione è il Parlamento siciliano, il Consiglio regionale. Però se va a casa il presidente vanno a casa pure quelli che lo mandano a casa, i quali naturalmente sono inchiavardati alla loro poltrona più e non meno di quanto non lo sia Crocetta. Quindi uno più è antipatico, più c'è pericolo che effettivamente un bel giorno in qualche modo venga estromesso, magari perché gli mettono le manette i carabinieri, e più gli altri cercano di fare in modo di coprirlo al limite dicendo io sono contro, però è meglio perché se no chissà che succede, lo teniamo questo. Ma con questo è crollata ormai il mito dell'antimafia. Quando sentiamo Orlando che ha fatto lo speculatore dell'antimafia, il quale raccontava che Sciascia, lui ci aveva parlato, ha capito che Sciascia non glielo diceva ma gli dava ragione. E dagli occhi, guardando negli occhi Sciascia, aveva capito che Sciascia gli avrebbe voluto dare ragione. Adesso dice che aveva ragione Sciascia, sì, ha fatto male a pigliarsi da un Falcone, ma... Orlando, stiamo parlando... Orlando, il sindaco di Palermo. Ilio Luca, ah, ok. No, è che parliamo... No, diciamolo, perché poi c'è Orlando, anche ministro. Ma quello non c'è. Vabbè. Il ministro che... Oh, niente. Leo Luca Orlando Cascio. Cascio, precisava sempre per non confonderlo con Vittorio Emanuele Orlando. Ma adesso c'è un altro Orlando da distinguo. Ora, detto tutto questo, ma poi è avvenuto questo. Faceva seguito a quell'altro episodio grottesco di cui la stampa non ha voluto dare notizia. La storia del regista antimafia che sequestrava in casa il socio d'affari, dandogli ad intendere che era sottoposto a programma di protezione perché la mafia lo voleva ammazzare. E poi si è scoperto che per 2 anni lo ha tenuto in condizioni di semischiavitù, col pretesto di dire guarda, vedi, questi sono tutti i carabinieri che vigilano su te, ma sono stato io che ho tenuto questo. Quando questo telefona ai carabinieri che dice ma chi ti conosce? No. Però la stampa di fronte a un fatto pirandelliano come questo, anche perché pirandelliano perché anche poi questo Musotto è di Agrigento, quindi più propriamente pirandelliano, la stampa non ha detto una parola, hanno parlato dei siti internet siciliani, ma quando si è andato a cercare la notizia su i quotidiani, sui settimanali, non c'è una parola. Evidentemente la stampa cartacea era meglio istruita di quanto non lo fosse la
le notizie internet. Adesso arriva l'altro giorno la notizia che la presidente della sezione del Tribunale di Palermo delle misure di prevenzione, quelle che mette alla vigilanza speciale, ma che soprattutto confisca con una legge che è di una, le persone indiziate di essere mafiose, si presume che se hanno dei patrimoni ingenti questi siano di provenienza, fino a prova contraria, se non provano... Poi c'è l'inversione della... Se non provano, gli si confiscano questi beni, invertendo tutti i principi fondamentali del diritto. E è trovata che a un certo punto poi fra i beneficiari di queste operazioni c'è, cioè, guarda caso, il marito, che per caso una parcella enorme, come amministratore di questi beni. Quanti sono questi beni in Sicilia? Vengono fuori le cifre, già note, ma in questo caso poi sono venute fuori con la maggiore evidenza. 30 miliardi di patrimonio stimato oggi, dopo che è sequestrato, che col sequestro perde, un'azienda quando è sequestrata perde perlomeno il 40-50% del valore. 30 miliardi e la principale fetta di questa ingentissima cifra è nel Tribunale di Palermo. E questo pure significa qualche cosa. Guarda caso dove c'era questa signora che deve essere giudicata secondo i principi del diritto, non quelli che applicava lei perché facevano parte della sua funzione, di applicare la presunzione di colpevolezza praticamente, no, la presunzione di innocenza, quindi diciamo che c'è la presunzione di innocenza, ma sicuramente questa storia dei patrimoni di cui si parlava da lungo tempo e nella quale pare che si avrà da discutere di una certa situazione di un certo signore che si chiama Angelino Alfano, poi amico intimo, uno che riscuote parcelle colossali, la cui moglie, un avvocato, riscuote con una sola parcella quello che io ho guadagnato in 60 anni di vita professionale e cose di questo genere. Ecco, il complesso dell'antimafia è in crisi. E è in crisi, come è dimostrato anche a Roma. A Roma perché? Ma quando sorge la questione si dice che le storie del Comune di Roma, le cooperative rosse, bianche, nere, eccetera, sono la mafia della capitale. Non lo so se giuridicamente sia considerata mafia. E non lo so anche perché è difficile capire che cosa dica la legge per definire l'associazione di tipo mafioso, non è un capolavoro di chiarezza giuridica. Beh, però i provvedimenti che si prendono nei confronti del sindaco di Racalmuto, che viene cacciato da Alfano perché si dice che ci sono, e poi viene fuori che è la persona che ha insistito di più in tutta Italia contro la mafia dell'antimafia, cioè la mafia di quello che io chiamo il terzo livello, Sicindustria, gli industriali siciliani che sono tutti industriali di concessioni regionali, della la Munnizza, le discariche in Sicilia, non si fa la raccolta differenziata per non danneggiare i gestori delle discariche. In Sicilia Lato hanno creato là, ecco, hanno creato enti nuovi per la gestione dell'acqua. L'acqua è la più cara di tutta Italia, 5 volte quello delle altre regioni, dove dice ma ce n'è poca d'acqua, no, ce n'è, però costa cara, ecco, per dire
e ormai che il terzo livello, come lo chiamo io, dalla mafia, sia rappresentato dall'antimafia, cioè dalla Confindustria siciliana, e sono antimafia che più antimafia non si può, perché non ammettono nella Confindustria l'industriale sospetto di pagare il pizzo. Già, vittima evidentemente che il pizzo si paga per liberalità, si paga perché uno ha paura. Quindi è gente male difesa dallo Stato, che a causa di questa cattiva difesa dello Stato paga a qualcuno che non è lo Stato. Sarà il Stato, sarà la mafia, ma l'antimafia siciliana è questa. Ecco. E questo mondo sta entrando probabilmente in una grave crisi. E viene fuori che la presidente della sezione, e questo è il coronamento, diciamo così, di questa, la presidente Silvana Saguto, un personaggio un po' angoloso, diciamo così, suscettibile, non era nelle simpatie di quanti avvocati io conosca che la conoscevano, personalmente non la conosco, ma insomma questo non ha detto che un magistrato è bene che sia simpatico a tutti, ma se non lo è, non è poi niente. Però insomma, oggi forse è che viene fuori il marito, pare che venga fuori domani, potrebbe venire fuori la moglie di Alfano, l'amico dell'università di Alfano, so, viene fuori un colossale giro di affari, ruota intorno allo sconquasso del diritto creato dall'antimafia. Roma, Roma, la mafia capitale, poi però quando si deve provvedere, non si può, mica c'è il giubileo, mica possiamo dire che il giubileo si celebra in una Roma nelle mani della mafia. E allora non è successo niente a Roma, è successo a Ostia, sfidando il senso del ridicolo, lo scioglimento del municipio di Ostia, e poi con un provvedimento che dice tu resti sindaco, e si capisce perché anche il sindaco, se si dimette, bisogna rifare le elezioni. L'ultima cosa che Renzi vuole fare è le elezioni in Sicilia, a Roma, dovunque si sia, perché sa che comunque ci viene una legnata. E allora bisogna che Renzi rimanga al suo posto. Come rimane al suo posto? Come prima? No. Il mezzo sindaco, in pratica gli hanno detto guarda quali sono le funzioni del comune, questa e quest'altra, guarda queste funzioni in cui si può rubare tu non ci metti mano, qualunque altra persona avrebbe detto sbatteva la porta e se ne andava. Marino inchiavardato alla poltrona, che però nella quale deve far spazio al prefetto. Questa storia incredibile della mezza estromissione dalla poltrona è un altro aspetto. Si ricorre quando le cose rovinano, non si può più trovare l'armonia delle istituzioni, del diritto. Ci sta Rutelli, intervistato, che un po' sotto i baffi, sorridendo, ha rievocato l'immagine dei due consoli per questa storia. Sì, vabbè, storia. Direi che, insomma, è un... Ma, insomma, lui c'aveva l'altro console, che era il rappresentante del Partito Comunista, diciamo francamente. Ora, detto questo... Qual è il risultato? Il risultato è che intanto l'antimafia finisce, non lo so, perché molto spesso in questo nostro paese le cose più marce sono quelle che si conservano di più. Quanto andrà per le lunghe? Non lo so nemmeno questo. Quali
Esiti avrai fatto, domani finisce l'antimafia, nessuno più ha stato mai antimafioso, perché poi in Italia succede questo, io antimafioso, per carità, ma io chiudevo un occhio, arriveranno a dire che chiudevano un occhio nel fronte alla mafia, pur di dire che non erano, diranno questo, ma l'antimafia lascia delle tracce mostruose, il nostro ordinamento giuridico è stato scardinato per dar luogo saltando sopra, calpestando principi fondamentali, e sempre se ne prendono i nuovi. Oggi quel grande giurista che è in groia ha detto che bisogna fare le stesse norme per la mafia, per la corruzione, e quindi chi è sospetto di essere corrotto poi, con la sostanza, o di esserlo continuativamente, che è un po' strano, insomma, uno corrotto una volta poi non dovrebbe avere molto più molte possibilità di farsi corrompere, perché dovrebbe essere stromesso, ma insomma, e se, allora gli si applica, si presume che i suoi beni siano di provenienza illecita, ma mentre si fanno questi progetti si tratta di dire ma chi li realizzerà e quando li realizzerà. Io credo che non farò a tempo a vedere come va a finire, ma ecco, forse se c'è una cosa che potrebbe divertirmi al punto da farmi compiangere del fatto di andarmene all'altro mondo, è quello che sarebbe divertente venire a sapere come finisce. Purtroppo poi forse divertente proprio non è. Intanto una considerazione, altra cosa, che è collegata, non sembra, ma è collegata a questo. Un sondaggio dell'altro giorno dice che il 73% degli italiani è contrario al progetto di Renzi di rendere il Senato non eleggibile direttamente dal corpo elettorale, ma eleggibile attraverso i comuni. Inizialmente aveva detto ci mandiamo ci mandiamo i senatori, ci mandiamo i sindaci, gli assessori che già sono pagati, e quindi risparmiamo i soldi dell'indennità ai senatori, che è ancora una sciocchezza, perché il sindaco deve venire a Roma per fare il senatore, non fa il sindaco, e quindi dovrà pagarsi la stupidità totale. Ma una cosa che nessuno ha detto, ma che forse nella intuizione di questi 73% degli italiani in fondo c'è, perché poi tutto sommato che se ne dica che gli italiani hanno la classe politica che si meritano, io non direi, tutto sommato la classe politica, questa classe politica gli italiani non se la meritano. E è provato dal fatto che hanno capito che questa storia dell'elezione indiretta della Camera delle Autonomie, che nessuno sa quali siano poi queste autonomie, è una solenne sciocchezza. Dico di più, è una mano solennemente data alla mafia. Perché se c'è una cosa nella quale si può fare i giochetti mafiosi, e non è mica tanto nell'elezione diretta, nella quale poi l'incidenza del voto mafioso è stata sempre molto minore, adesso, negli ultimi anni soprattutto, di quanto non sia stato in passato, di quanto si dice che lo sia stato. Ma nel gioco dell'elezione fatta fra assessori, poi chi è, quanti ne nomina Roma, quanti ne nomina Rocca Cannuccia, cose di questo genere, cioè, c'è da ridere su una storia di questo genere, nessuno ha la vaga idea, tutto sarebbe rimesso al dopodomani, è la mania delle riforme fatte senza sapere effettivamente qual è il contenuto delle riforme stesse e quali sono i riflessi delle riforme. Il riflesso
l'elezione diretta del Senato è quella di favorire i giochi mafiosi. Ecco come si fa. Le complicazioni, e certamente questa elezione indiretta, che non è nella tradizione italiana, era la Costituzione spagnola del 1821, in quegli anni lì, la Costituzione di Spagna, che era il voto unicamerale con l'elezione indiretta, perché la gente votava per le parrocchie, poi la parrocchia votava per la provincia e così via. E beh, io credo che quel sistema è un sistema pericoloso, è un sistema che non è nel nostro, diciamo, nella nostra tradizione. La gente ha capito che è una baggianata del grande riformatore. È un po' statunitense, ricorda un po' l'elezione del capo dello Stato negli Stati Uniti. Ah sì, ma l'elezione del capo dello Stato anche da noi, mica vota, mica c'è il certo voto diretto, c'è il voto dei appartenenti alle Camere, che poi è il sistema francese della Terza Repubblica, ma insomma non è, non mi pare che ci sia da andare a guardare queste cose. Il monocameralismo perfetto era una delle misure con le quali si pensava di dover scongiurare l'eventualità di una presa del potere da parte del Partito Comunista, uno dei tanti equivoci della nostra storia, tutti i partiti uguali, sì, la Costituzione nata dalla Resistenza, per la Resistenza, però non c'era più la Resistenza, no? Quando si è finito il lavoro della Costituzione, ma c'era già la guerra fredda, e quindi la preoccupazione era quella di fare il contrario di ciò che doveva apparire, però doveva apparire ma non si doveva vedere. Io mi ricordo che facevo l'università, ero studente dell'università, avevo come professore di diritto costituzionale Gaspari Ambrosini, siciliano di Favara, e quindi si intendeva un po' anche di mafia, perché Favara era una città mafiosa, ma il quale parlava di questa, qualche volta molto esplicitamente, in ordine a questi provvedimenti da cui ci si aspettava la resistenza, figuriamoci, alla presa del potere da parte del Partito Comunista. Il bicameralismo perfetto è un sistema balordo, ma potrebbe essere il bicameralismo imperfetto, cioè con un Senato che faccia le cose che non fa la Camera, cioè la revisione, l'esame originario del progetto dal punto di vista costituzionale, l'esame dei decreti legge, il primo esame per vedere se sono state osservate le norme costituzionali sulla urgenza del provvedimento, il controllo sulle nomine di determinate cariche da parte dell'esecutivo e così via, e un esame delle leggi per controllare la rispondenza all'armonia ordinamentale, cioè da vedere che le leggi non facciano a cazzotti, tanto per parlare, con le altre leggi, come facilmente avviene, e con il ricorso poi a altre leggi che devono andare all'incontro, per cercare di arginare quello che io ritengo sia la peggiore delle sciagure della nostra Repubblica, l'elefantiasi dell'ordinamento giuridico. L'elefantiasi dell'ordinamento giuridico è l'origine della corruzione. Più è scarno l'ordinamento giuridico, più è facile arginare fenomeni di corruzione. Pigliate la legislazione urbanistica e vi accorgete che, soprattutto laddove è integrata addirittura dalle norme regionali, come in Sicilia, per cui ce n'è quella nazionale, quell'altra, poi non si sa quale si deve applicare,
con una quantità di disposizioni, la cubatura e l'indice, e i contenziosi, e quindi tutto il contenzioso che viene fuori, e la forma preliminare del contenzioso, e l'accomodamento è la corruzione. Una disposizione semplicissima che avesse detto che nei paesi, lo dicevo pensando al mio paese d'origine, paesi sotto 5.000 abitanti, non si possono fare edifici più di due piani, di tre piani, e che solo quelli sopra 15.000 abitanti possono fare dei cinque piani, basta, norma rozza, no? Ma efficace, uno passa, dice, ma qui quanti abitanti c'è? Ma è qui, cioè abbiamo 3.000 abitanti, com'è che questo qui ha fatto quattro piani? Lo vedono tutti, il sistema attuale non lo vede nessuno. La laurea Mazzetta e tutto il sistema. Ecco, la corruzione dovrebbe essere questa, la lotta alla corruzione. Ne potremmo parlare a parte qualche volta, io non sono uno specialista, non credo, prima di tutto perché non sono mai stato corrotto, credo, a meno che nessuno possa sostenerlo guardandomi in faccia, ma non sono neanche uno specialista di questioni, ma credo di conoscere un po' il nostro ordinamento penale, sarebbe il caso che in un'altra occasione ne parlassimo. Grazie.